Bene, sono al mio orologio le 8:47, possiamo cominciare. Allora, si stava parlando di L trasformata, di trasformata Z. A parte qualche piccolo discorso molto conciso sulle funzioni complesse di variabile complessa, per far vedere sostanzialmente, diciamo, la... non diciamo la complessità, ma la differenza con cui queste devono essere analizzate nei confronti delle funzioni reali di variabile reale, abbiamo dato la definizione di L trasformata, che già certamente conoscevate, la definizione di trasformata Z, le riscrivo. Integrale tra 0 e più infinito di f di t e alla meno st in dt, questa è la L trasformata della funzione f di t e trasformata z, f di z uguale somma per k che va da 0 a più infinito di f di k per z alla meno k. Questa è una funzione di S e questa sarà, la chiamiamo la variabile complessa, gli cambiamo nome, il cambiamento di nome è semplicemente una convenzione o una nostra utilità, va bene, in una qualche maniera non è una cosa concettualmente diversa, perché quando troveremo un f di z, va bene, sappiamo che abbiamo a che fare con un sistema discreto. Se troviamo una f di s, quindi una funzione scritta con la variabile s, sappiamo che abbiamo a che fare con un sistema continuo, semplicemente per questo, se no potrei dargli la stessa variabile indipendente come nome, o s o z. Abbiamo visto, va bene, o meglio ricordato, che la L trasformata converge, questo integrale, in un semipiano delimitato da una retta parallela all'asse immaginario e che passa per un valore reale detto ascissa di convergenza, mentre la F di Z converge all'esterno di un cerchio che si chiama cerchio di convergenza. Sulla frontiera o dell'una o dell'altra cade certamente almeno un punto di singolarità polare, in un caso della F di S, un punto dove la F di S che otteniamo non sarà derivabile, va bene, e sul cerchio di convergenza un punto della, almeno uno, nulla vieta più di uno, ma almeno uno della f di z ove questa non sarà derivabile. E cominciamo con le proprietà. La prima proprietà è la proprietà di linearità. La L trasformata di alfa 1 f1 di t, dove alfa 1 ovviamente è uno scalare, più alfa 2 f2 di t ovviamente è uguale ad alfa 1 l trasformata di f1 più alfa 2 l trasformata di f2. Questo deriva dalla linearità dell'operatore integrale. Se al posto di f di t qui ci mettiamo alfa 1 f1 più alfa 2 f2, questo si sviluppa in due integrali ed essendo alfa 1 e alfa 2 delle costanti, le porto fuori del segno di integrazione, da cui immediatamente il risultato. Analogamente, la z trasformata di alfa 1 f1 di k più alfa 2 f2 di k è uguale
ad alfa 1 z trasformata di f1 più alfa 2 z trasformata di f2, e ciò deriva al solito dall'assoluta convergenza, va bene, di questa serie, che mi permette, se f1 è uguale a, se f è uguale ad alfa 1 f1 più alfa 2 f2, di separare questa unica sommatoria in due sommatorie da cui questo. Ecco, almeno le proprietà più importanti non me le voglio scordare. Va bene, quindi seguirò uno schemino che è presente, diciamo, in quella appendice D che vi avevo, di cui vi avevo già parlato. Traslazione nel dominio del tempo. Per la L trasformata, se F di S è la L trasformata di F di T, allora se trasliamo a destra la F di T e quindi consideriamo la funzione F di t men tau, con tau positivo, tra poco farò un disegnino, prima finisco l'enunciato, allora la L trasformata di F di t men tau è uguale a D alla meno S tau per F di S, che è la L trasformata di F di t. Cambiamo pagina per un istante. Se f di t è questa funzione, questa sia f di t. Attenzione che l'ho disegnata da 0 in poi, non l'ho disegnata prima di 0, perché noi abbiamo a che fare con trasformate sia L che Z, cosiddette monolatere. Per la L trasformata fo l'integrale tra 0 e più infinito. Quindi ciò che fa la f di t prima di 0 non mi interessa, non entrerà in gioco nel calcolo di quell'integrale tra 0 e t. Anzi, qualunque cosa faccia, anzi, normalmente si suppone che la funzione f di t sia nulla per t negativo. Piccolo avviso, non esiste soltanto la L trasformata monolatera, si può utilizzare anche la cosiddetta L trasformata bilatera, va bene, che è definita come prima, solo che l'integrale non è integrale tra 0 e più infinito, ma è integrale tra meno infinito e più infinito, va bene. E allora, ovviamente, ha estrema importanza anche hanno estrema importanza anche i valori assunti dalla f di t per t negativo. Però le trasformate, lo dico così, ovviamente, le trasformate bilatere sono il regno dei telecomunicazionisti, va bene? Il regno di coloro che analizzano la dinamica dei sistemi non è la trasformata bilatera, ma sono le trasformate monolatere. Perché? Perché noi un sistema lo esaminiamo da un certo istante in poi, va bene? E nulla vieta, se il sistema è stazionario, va bene, che questo istante iniziale sia l'istante zero. Com'è che si tiene conto della storia passata? Punto interrogativo in questo esame. Si tiene conto della storia passata tenendo conto dello stato del sistema all'istante zero. Quindi per noi sono le trasformate monolatere quelle che contano, e quindi potremmo supporre che la funzione di cui calcolo la L trasformata,
o la Z trasformata per le successioni, come vedremo tra poco, sia nulla per t minore di 0. E allora, se noi facciamo una traslazione a destra di tau, vediamo un po' se riesco a fare un... Allora, se io faccio una traslazione a destra di tau, vuol dire che traslo il tutto, troppo grosso, niente, ritorniamo a quello di prima, che traslo di tutto dell'intervallo tau, ottenendo una funzione, la disegno tratteggiata, di questo tipo. Ovviamente, se la traslo a destra della quantità tau, tra 0 e tau, ovviamente la funzione diventa nulla. Se non fosse così, il, chiamiamolo teorema, enunciato qualche minuto fa, non sarebbe vero. E da qui ovviamente si ripete la funzione questa traslata. Il che significa che la L trasformata di F di T men tau è uguale all'integrale tra 0 e più infinito, siamo d'accordo? Ma tra 0 e tau, quant'è questa integrale? Certamente nullo, e quindi posso cominciare da tau a più infinito di f di t men tau e alla meno st in di t. E qui a questo punto basta semplicemente, t è la variabile di integrazione, chiamare t primo uguale a t men tau, cambiando variabile di integrazione, e questo ovviamente diventa integrale fra tau. Quando t uguale a tau, t primo diventa 0, e più infinito, quando t va a infinito, anche t primo va all'infinito, di f di t men tau, quindi di t primo, per e alla meno s t, che è t primo più tau, t è t primo più tau, in dt di t o di t primo, ovviamente è la stessa cosa nell'integrale, e quindi uguale a ciò che avevamo detto. Qui dentro c'è un e alla meno s tau, che rispetto alla variabile di integrazione t primo è una costante, quindi lo porto fuori, e alla meno, vabbè, e alla meno s tau, per rimane integrale tra 0 e più infinito di f di t primo e alla meno s t, eccetera eccetera, che non è altro che la f di s. Va bene. Attenzione, osservazione, che se disegno qui la funzione f di t non fosse nulla prima di 0, questa sia la f di t, va bene, e dico che prima di 0 non è nulla, nel calcolo della L trasformata di monolatera di questa F di T, questa L trasformata monolatera, questa sia la F, la L trasformata monolatera di F di T è l'integrale tra 0 e più infinito, quindi tien conto di questa roba qui, non tien conto del valore della F di T prima di 0. Va bene, ma se noi la trasliamo questa qui, allora, tenendo conto, se voglio tener conto del fatto che la f di t non è nulla prima di 0, quando la traslo non è più vero che la funzione traslata è 0 tra 0 e tau, va bene, ma mi viene fuori un altro pezzo di integrale, mi viene fuori, e quindi il teorema non è valido, siamo d'accordo? Torniamo indietro. Per la z trasformata, se
f di z è la z trasformata della successione f di k. E prima di scrivere, attenzione, va bene, anche qui, quando io calcolo la z trasformata di f di k, fo la somma per k che va da 0 a più infinito, e quindi tengo conto di f di 0, f di 1 e così via, va bene, non tengo assolutamente conto dell'eventuale f di k per k negativo, anzi lo posso supporre, va bene, nullo come prima. Allora, se suppongo nullo la f di k prima di 0, se la suppongo nulla, allora vale il seguente teorema: se f di z è la trasformata di f di k, allora la trasformata di f di k meno n, questo è un meno, vediamo un po' se si cancella questo pezzettino, sì, almeno sì, di k meno n, il che vuol dire una traslazione a destra della f, è uguale a z alla meno n per f di z. Infatti, f di k sia questo, 1 in f di 0, f di 1, f di 2 e così via, ed f di k sia nullo per k negativi. Va bene, allora noi sappiamo che la f di k meno n, n positivo e quindi traslazione a destra, diventa, se questo è l'intero n, a partire da n c'ho lo stesso valore che avevo qui, ad n più 1 c'ho lo stesso valore che avevo in k uguale a 1 e così via, e prima che condivisa diventa tutto 0, prima di n, quando ho fatto la traslazione, perché entrano nei k positivi i valori assunti dalla f per k negativi che abbiamo supposto uguale a 0, e quindi z trasformata di f di k meno n è uguale, dovrei scrivere somma per k che va da 0 a più infinito di f di k meno n per z alla meno k, f di k per z alla meno k, ma in questa somma i primi n meno 1 termini sono certamente nulli e quindi uguale a somma per k che va, prego? No, i primi n meno 1 sono nulli e quindi nella somma devo fare somma per k che va da n a più infinito, siamo d'accordo? Non ho capito? Sì, lo stavo dicendo anch'io, lo stavo. Allora, somma per k che va da n a più infinito di f di k meno n per z alla meno k. E allora, a questo punto, se cambio al solito l'indice di sommatoria e scrivo k' uguale a k meno n, questa sommatoria diventa somma per k' che va da, quando k uguale a n, k' parte da 0, e quando k va all'infinito, anche k' va a più infinito, di f di k' per z alla meno k, che è k' più n, quindi per z alla meno k' scrivo così z alla meno n. Ora, col solito giochino, z alla meno n lo posso portare fuori dalla sommatoria ottenendo
perché z alla meno n è una costante per la sommatoria, l'indice di sommatoria è k', ottenendo z alla meno n per somma per k' che va da 0 a più infinito di f di k' z alla meno k', che è per definizione la trasformata z dell'originaria f di k, ritorniamo indietro, da cui questo teorema. Traslazione a sinistra, sempre nel dominio del tempo per ora. Ora traslo a sinistra. Quindi f di t men tau per tau negativo. Va bene? O se volete f di t più tau con tau positivo. Vediamo un po' cosa succede. Se questa, allora preferisco usare l'espressione f per la funzione traslata di t più tau con tau positivo, va bene, che significa traslazione a sinistra, va bene, della quantità tau. Se la f di t era questa, la f di t più tau, consideriamo tau positivo da questa parte però, quindi come ascissa del tempo è meno tau, anzi proprio scriviamo meno tau se tau è positivo, va bene, la funzione diventa questa qui. Questa è f di t più tau. E quando faccio la L trasformata monolatera, e quindi L trasformata monolatera di f di t più tau, questo diventa uguale a integrale tra 0 e più infinito, ovviamente dalla definizione f di t più tau e alla meno st in di t. E allora cosa entrano in gioco? Entrano in gioco, questa è la f di t più tau, soltanto i valori della vecchia f di t, ovviamente da tau in poi entrano in gioco soltanto questo valore, questi valori. Va bene? Cosa perdo? Perdo le informazioni contenute nella f di t nell'intervallo 0 tau. Siamo d'accordo? Va bene? E allora, se vogliamo, non è molto importante per le per la L trasformata, sarà decisamente più importante invece per la Z trasformata una traslazione di questo tipo, ma se vogliamo per completezza, uguale a integrale tra meno tau e più infinito di F di T più tau e alla meno st in dt. Ovviamente ciò che ho scritto non è uguale a questo. Cosa ci ho aggiunto? A quello lì. Ci ho aggiunto l'integrale tra meno tau e 0. E ce lo devo togliere perché sia uguale. Quindi meno integrale tra meno tau e 0 di f di t più tau e alla meno st in dt. Siamo d'accordo? Allora esaminiamo questo pezzo qui soltanto, e cosa facciamo? Al solito un cambiamento di variabile, t' uguale a t più tau. Va bene? Allora se faccio t' uguale a t più tau, va bene, questo diventa, va bene, integrale tra 0 e più infinito, se faccio t' uguale a t più tau, integrale tra 0 e più infinito di f di t' per e alla meno s t, che è t' men tau,
dt' o dt è la stessa cosa, e quindi questa quantità diventa uguale a, e mi serve spazio, quindi scrivo qui sopra, diventa uguale alla, qui c'è un e alla più s tau che posso portare fuori, e quindi diventa uguale ad e alla s tau, tau positivo e traslazione, quindi traslazione a sinistra, va bene, per la L trasformata di F di T, perché quando ho portato fuori e alla S tau, qui rimane la L trasformata della F di T, però c'è l'altro pezzo, c'è questo qui, prima per la traslazione a destra, va bene, supposta la F di T nulla prima di 0, questo pezzo non c'era, e ora c'è necessariamente, e quindi meno integrale tra meno tau e 0, sono pigro, risparmiatemi la scrittura, meno questa roba qui. Oh, attenzione, commento, va bene, se io avevo una F di T non nulla prima di 0, va bene, allora quando faccio anche una traslazione a destra, F di T meno tau, mi entra in gioco un pezzo di funzione che prima, quando calcolavo la L trasformata di F di T, non c'era, va bene, quindi abbiamo ancora, avremmo ancora una espressione di questo tipo qui, se tengo conto del fatto che la F di T non è nulla prima di 0 e faccio una traslazione a destra. Trasformata Z, stesso discorso, va bene, F di K più N con N positivo. Allora, se la F di K era questa qui, va bene, ed ad esempio N è questo, F di K più N cosa diventa? Quando K diventa 0 diventa F di N, e quindi la F, questa è la F di K, F di K più N è questa qui, e ovviamente ci sono anche questi prima di 0. Siamo d'accordo? Allora, se io faccio la Z trasformata, il discorso è esattamente uguale a quello di prima, di F di K più N, devo fare uguale, dalla definizione, somma per K che va da 0 a più infinito di F di K più N per Z alla meno K. Siamo d'accordo? E se io cambio indice di sommatoria, al solito chiamo K' uguale a K più N, questo diventa somma, quando K uguale a 0, K' va per K' che va da N ovviamente ancora più infinito, di F di K' per Z alla meno K, e quindi Z alla meno K, e quindi Z alla meno K' per più N, quindi scrivo per Z alla meno K' per Z alla N. Ora questo Z alla N lo posso portare fuori e lo cancello da qui. Ovviamente la roba che sta dentro, in questo caso
quella sommatoria dentro la parentesi graffa non è la z trasformata di f di k. Perché? Perché parto da k' uguale a n a più infinito e non per k' che va da 0 a più infinito. Se la voglio far comparire, io qui ci devo mettere 0. Ma se ci metto 0, ho sommato tutti i termini che vanno per k' che va da 0 a n-1. Va bene? E quindi ce li devo togliere dentro questa parentesi. Meno somma per k' che va da 0 a n-1 di f di k' per z alla meno k'. Qui mi sono scordato un k' anche qui. Siamo d'accordo? Da cui il risultato, che non vuoi riscrivere su quella tabellina che stavo preparando, scrivetelo voi sulla tabellina. Il risultato ovviamente è il seguente. Mi serve un po' di spazio e quindi cancello un po' qui. Allora, la z trasformata di f di k più n è uguale a z alla n per questo, e quindi uguale a z alla n per la trasformata z di f di k, o per f grande di z, se volete, la stessa cosa. Però poi c'è anche questo termine qui, c'è, che va anche lui moltiplicato per z alla n, meno somma, ricambio l'indice di sommatoria, invece che chiamarlo k' lo richiamo k, per k che va da 0 a n-1 di f' di k per f' di k per z alla n-k. Ok? Riquadriamola questa. Perché è estremamente importante. Mentre la formulina della traslazione a sinistra per un sistema a tempo continuo L trasformata non è poi alla fine così importante, questa sì. Anzi, va bene, facciamo vediamo subito un caso particolare. Poniamo n uguale a 1, molto utilizzato. Poniamo n uguale a 1, otteniamo la z trasformata di f di k più 1 uguale a z, ora scrivo f grande di z invece che z trasformata di f di k, con ovvio significato della simbologia, meno, se n è uguale a 1, l'indice superiore di questa sommatoria è 0, quindi per k che va da 0 a 0. Va bene? Allora diventa meno f' di 0 per z alla 1, e quindi per z, perché n è uguale a 1 e k è l'indice di sommatoria che vale soltanto 0. Ecco, riquadriamo anche questa. Non f', mi raccomando, quello era uno sgorbiettino rimasto, va bene, dalla precedente cancellatura. Va bene, ecco. Proseguiamo con altre due cose abbastanza importanti. Per la L trasformata,
traslazione nel dominio della frequenza. Se F di S è la L trasformata di F di T, allora la L trasformata di E alla A per T, dove A ovviamente è uno scalare, per F di T, ovvero sia moltiplico la mia F di T per una funzione esponenziale, è uguale a F, che è la L trasformata della F di T senza l'esponenziale a moltiplicare, non calcolata in S ma calcolata in S meno A. Siccome la variabile S si chiama anche frequenza complessa, questa proprietà si chiama anche traslazione S meno A nel dominio della frequenza complessa. La questione è decisamente banale, perché la L trasformata di E alla T per F di T è per definizione integrale tra 0 e più infinito di E alla AT F di T per E alla meno ST in DT, che è uguale, mettendo insieme tra virgolette ovviamente, E alla AT ed E alla meno ST, diventa uguale integrale tra 0 e più infinito di F di T E alla meno S meno A per T in DT. E questa che cos'è? Non è altro che la L trasformata calcolata non in S ma in la L trasformata della F di T calcolata non in S ma in S meno A per un sistema discreto, per un segnale discreto. Vale un teorema perfettamente analogo, però prima di scriverlo vogliamo ragionarci sopra un istante. Per segnali e sistemi continui sono importanti le funzioni. Che tipo di funzioni? Le funzioni esponenziali, va bene? Perché per un sistema a tempo continuo lineare le funzioni esponenziali sono i modi propri, giocano un ruolo fondamentale le funzioni esponenziali. Qual è l'analogo ruolo per segnali e sistemi discreti? Quale tipo di successione ha un ruolo perfettamente analogo per segnali e sistemi discreti? Le successioni, perché sono successioni geometriche del tipo A alla K, va bene? Ricordo che se ho una matrice dinamica A, sistema ad esempio x di k più 1 uguale ad a per x di k più eccetera eccetera, la cosiddetta matrice di transizione dello stato è A alla k. E quali sono i modi propri, quindi le funzioni, le successioni di k presenti in A alla k? Non sono altro che gli autovalori lambda della matrice A elevato a k, che sono successioni ovviamente di tipo geometrico. Allora, se un teorema, questo per dire cosa? Che se nella L trasformata c'è un teorema della traslazione nel dominio della frequenza, va bene, che coinvolge funzioni esponenziali che moltiplicano delle F di T, nel caso della trasformata Z ci sarà un analogo teorema che coinvolge che cosa? Successioni geometriche che moltiplicano una F di K. E il teorema dice questo: se F di Z è la Z trasformata della successione F di K, allora la Z trasformata di A alla K
per f di k è uguale alla medesima f, che è la trasformata di f di k, però calcolata non in z ma in z su a, z fratto a. Ovviamente il teorema vale per a diverso da 0, perché se a fosse 0, va bene, la f di z sarebbe la funzione tutta nulla ovunque, quindi siamo ovviamente la z trasformata di a alla k per f di k è uguale a somma per k che va dalla definizione, va bene, di a alla k f di k per z alla meno k. Ora alla, non fatemi più scrivere, perché a alla k per z alla meno k non è altro che z fratto a elevato alla meno k. Scriviamolo, è z fratto a elevato a meno k, e questo è sparito. E questa sommatoria che cos'è? È proprio la definizione di z trasformata, però calcolata non in z ma in z su a, da cui il teorema prima enunciato. Altro teorema decisamente importante, sia per la trasformata, questo però non, vabbè, sia per la trasformata L che per la trasformata Z. Se F di S è la L trasformata del segnale F di T, e G di S è la L trasformata del segnale G di T, G piccino di T, allora la L trasformata della convoluzione tra F e G, guardate, la scrivo prima di chiudere il teorema, la scrivo questa convoluzione, che è la L trasformata dell'integrale, attenzione come la scrivo questa convoluzione, la scrivo così: integrale tra 0 e t di f di t men tau g di tau in di tau. Attenzione, questa, e fermiamoci un istante prima di chiudere, l'espressione, questa espressione della convoluzione è valida se entrambi i segnali, così come scritta, f e g, si suppongono nulli prima di zero, come noi li supporremo, perché la convoluzione, va bene, è tra due segnali qualunque, va bene, che assumono valori qualunque prima o dopo zero, non è altro che integrale tra meno infinito e più infinito di f di t men tau g di tau in di tau. Ovviamente se faccio l'integrale in tau, ciò che mi risulta è una funzione del tempo, e quindi è la convoluzione come funzione del tempo tra due funzioni. Ma se f di t uguale a 0 per t negativo e g di t uguale a 0 anch'essa per t negativo, allora per tau minore di 0, quindi per tau compreso tra meno infinito e 0, il valore di questa funzione è nullo. E allora l'integrale tra meno infinito e 0 è 0, e quindi posso fare l'integrale non tra meno infinito ma tra 0 e per ora più infinito.
ma se anche la f di t è nulla prima di 0, allora questa qui è nulla per t men tau negativo. Questa, la f di t men tau, è nulla per t men tau negativo. Va bene, quindi per tau maggiore di t. Allora, per tau che va da t a più infinito, ovviamente anche quell'integrale è zero, il che mi consente di arrivare a questa espressione della convoluzione. Attenzione, che questa, un'ultima osservazione, ma banale finché si vuole, che questa espressione della convoluzione alla fine sarà alla... Credo che il microfono sia partito. Eh sì. Non compare più canale 50. Vediamo. No, no, devo parlare a voce molto alta, mi dispiace, ma ora nell'intervallo andrò a vedere giù quel che cos'è successo. Allora però chiudiamo un istante, attenzione, l'osservazione su questo integrale tra 0 e t, questa qui è una funzione del tempo, in cui il tempo compare sia come estremo superiore dell'integrale, sia come un parametro, non variabile di integrazione, perché se fosse variabile di integrazione non comparirebbe più una volta fatto l'integrale, come parametro della funzione integranda. Va bene? Se ad esempio dovessi derivare questa roba rispetto al tempo, la devo derivare prima rispetto a questo più la derivata rispetto a questo t. Va bene. Esiste ovviamente un teorema perfettamente analogo per la z trasformata, che dice che la z trasformata della convoluzione tra due successioni è uguale al prodotto delle z trasformate. Lo vediamo tra qualche minuto, va bene, perché facciamo qualche minuto di intervallo. Attenzione, va bene, questi teoremi sulla convoluzione non li dimostro, non perché sia difficile la dimostrazione, assolutamente, va bene, chi li vuole comunque sono sempre in quegli appunti di cui vi ho già parlato. Qualche minuto di intervallo allora.